grazie di essere venuti e soprattutto grazie perché questo libro di Marco Bersani è uno dei prodotti, diciamo dei figli di un movimento che nasce parecchio tempo fa, di cui Marco è stato uno dei fondatori e che in altri paesi ha avuto finora molto più fortuna che non in Italia. Per cui occasioni come queste sono anche benvenute per vedere se queste idee si radicano di più nella nostra società, non che non esistano, ma che abbiano il peso maggiore che meritano. La cura. Una società della cura vuol dire pensare a una società alternativa a quella che conosciamo, che supera l'individualismo in cui ciascuno è rivale di un altro per contendersi un po' di benessere, un posto di lavoro e qualsiasi altra cosa, ma è soprattutto un impegno collettivo che vede la democrazia, secondo me, affermarsi, perché quella in cui viviamo è veramente carente, se non malata abbastanza gravemente. Lo vediamo per esempio nella nostra città. Vengo da una riunione in comune dove ormai i consiglieri comunali sono delle persone che sono chiamate ogni tanto essere informate di qualcosa, ma il più sovente ad alzare la mano, ad approvare cose di cui sanno poco, se non nulla. La politica sanitaria, per esempio, che si sta facendo la nostra città in questi ultimi anni è disastrosa, ma capisci anche che il Consiglio Comunale non ha nessuna voce in capitolo e dovrebbe essere quello che ci rappresenta, ci tutela e dovrebbe fare gli interessi collettivi, insomma. Sono delle istituzioni che ormai, almeno per l'esperienza che abbiamo qui a Torino, rispondono sempre meno ai motivi per cui sono state costruite e nelle quali noi fino a qualche anno fa, almeno i più vecchi come me, credevano che avessero un ruolo, mentre ormai siamo ridotti, e finisco qua, a una giunta che agisce come un consiglio di amministrazione di una società i cui soci sono lì davanti, ma sono chiamati a alzare la mano adesso ogni lunedì, poi chissà, lo faranno una volta al mese. Una delibera in consiglio comunale, il resto interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno sulle panchine, sui lampioni, sulle buche, roba da circoscrizione, non da consiglio comunale. Toglietevi. Quindi pensare che questa società possa avere ancora un futuro sopportabile è veramente una pia illusione e non si può che pensare a una società diversa, alternativa, la società della cura. Il modello, vabbè, è tutto a costruire, però i principi ci sono e in questo libro qui cominciate a capire anche che cosa si intende, per questo. Io non ringrazio appunto Golem di averci ospitato, Marco di essere venuto da Roma per parlarci del suo libro, ne ha scritti altri, ma questo è l'ultimo, e la nostra amatissima professoressa Agostino, che non manca mai quando si tratta di costruire qualcosa di nuovo che superi il disastro in cui stiamo vivendo. E quindi io vi lascerei tranquillamente la parola. Grazie comunque a tutti.